Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio rispondere a una domanda che ricevo troppo spesso ed è quella sugli integratori: se funzionano, quanto funzionano, quanto risultati prenderò se prendo BCAA o whey protein, quanti grassi brucerò, eccetera eccetera. Voglio fare un breve video, so che la maggior parte di voi già lo sanno, ma quelli che sono nuovi, magari non sono esperti, stanno venendo da altri canali che vendono integratore su integratori, arrivati in questo canale e dicono: ma aspetta, ma questo nemmeno prende un integratore, che sta succedendo? Allora, per prima cosa, quello che voglio rendervi chiari è che gli integratori in inglese si chiamano supplements, ovvero supplementano la vostra dieta. Non sono da prendere per rimpiazzare una buona dieta, ma sono da prendere per supplementare come integrazione alimentare. Quindi se voi non riuscite a prendere un certo numero di micronutrienti o un certo numero di minerali o di vitamine o di nutrienti dalla dieta direttamente, è lì che rientrano gli integratori. Detto questo, la maggior parte dei vostri risultati arriveranno comunque dall'allenamento e dalla nutrizione. Io penso che se voi prendete due lifter naturali che stanno facendo tutto perfettamente, seguendo lo stesso programma, seguendo la stessa allenamento, nutrizione, alimentazione, eccetera eccetera, e li paragonate e metti che uno di loro prende, fa l'integrazione e l'altro no, io vi dico che secondo me, a mio avviso, non vedete differenze tra i due lifter. Per quale motivo? Perché l'allenamento e la dieta sono praticamente il 95%, se non di più, dei risultati. Quindi se voi prendete uno che non ha speso un dollaro su un'integrazione e un altro, il suo amico, che invece ha speso centinaia di euro al mese sull'integrazione, fanno gli stessi allenamenti, progrediscono nello stesso modo, eccetera eccetera, non noterete assolutamente cambiamenti. Allora, per quale motivo tanta gente compra i supplementi? Dovete pensare però che non tutti riusciamo a prendere le cose che vogliamo dalla dieta, non tutti abbiamo un'alimentazione perfetta, tanti di noi magari hanno delle carenze di certi micronutrienti, minerali, vitamine, eccetera eccetera, ed è da qui che l'integratore ci facilita la presa di tutti questi nutrienti. Ad esempio, mettete whey protein. Io li consiglio semplicemente perché sono convenienti, un modo conveniente di colpire i tuoi obiettivi di proteine giornalieri, ovvero mettiti in un giorno, devi colpire 150 grammi di proteine. Se tu non hai tempo, non hai soldi, non hai voglia di mangiare 150 grammi di proteine direttamente tutti da fette di pollo oppure tacchino, o che so io, dalla carne o dal pesce, non hai tempo, non hai soldi, allora avere un integratore di whey protein ti potrebbe aiutare molto a livello economico, di convenienza, di rapidità e anche di gusto, perché invece di mangiare 150 grammi dal pollo ti puoi permettere di mangiare 100 grammi dal pollo e 50 grammi dall'integratore di whey protein. Quindi ti aiutano a avere la tua dieta, a rispettare i macronutrienti che devi rispettare. Altri tipi di integratori, tipo la creatina o la beta-alanina, è stata fatta della ricerca scientifica che in realtà, se tu ti supplementi, usi questo tipo di integratore, creatina, beta-alanina, c'è stato il gruppo in cui è stato sottoposto a questi test che la crescita muscolare è stata aumentata, quindi c'è stata più crescita muscolare nei gruppi che hanno integrato con creatina e beta-alanina. Ovviamente la creatina in realtà è lo stesso nutriente che è contenuto dalla carne rossa, quindi se tu mangi due o tre bistecche al giorno tu avresti abbastanza creatina che non ti servirebbe nemmeno integrare. Però invece, se tu hai un integratore di creatina, ti permette, anche se non mangi la carne rossa, di poter beneficiare dall'apporto di creatina. È questo quello che fanno gli integratori. Gli integratori ti aiutano in caso la tua dieta non è al 100% dove dovresti essere e non riesci, semplicemente tramite ciò che mangi e ciò che ingerisci, non riesci a colpire i tuoi numeri di micronutrienti e macronutrienti. È questo che rientra l'integrazione. Se voi andate all'integrazione, guardate all'integrazione come la soluzione di tutti i vostri problemi, la soluzione del fatto che avete più grassi e che se prendete l'integratore potete bruciare i grassi, le pillole termogeniche, eccetera eccetera, avete sbagliato completamente, perché questo non è l'integratore. L'integratore è ciò che viene a parte per aiutare con la dieta che state seguendo, per aiutarvi a essere on track. Questa è l'integrazione, il massimo che vi può aiutare veramente con l'ultimo 5%, la ciliegina sulla torta, ma tutto il resto viene dal duro lavoro e dal sacrificio in palestra, con un allenamento ben strutturato e con una dieta corretta, impostata, giusta, con i macronutrienti giusti a seconda del vostro obiettivo. Detto questo, spero di avervi chiarito le idee. Prima di andare a spendere centinaia di euro in integratori, pensate prima: la mia dieta com'è? Il mio allenamento com'è? Sto facendo tutte queste due cose ottimali? Poi, se state facendo queste due cose alla perfezione, allora potete dire: ok, ho abbastanza soldi, sì, va bene, mi permetto di comprare un integratore. Se volete sapere che integratori consiglia la ricerca scientifica, ho fatto un video apposito che potete trovare nel link in descrizione. Detto questo, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, buttaci un like, lasciami un commento, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, condividi con i tuoi amici che magari spendono centinaia di euro in integratori e fategli vedere questo video. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!